Il 2 giugno del 1946 un referendum decretò l'inizio della Repubblica. Non fu una vittoria schiacciante perché la monarchia, ovvero era in competizione ovviamente in quel referendum, prese diversi milioni di voti, però sancì in qualche modo la nascita di una nuova forma di Stato in Italia. Ne parliamo oggi con Camillo Brezzi, che è un professore, uno storico e uno studioso. Buongiorno. Camillo. Buongiorno a voi e buona festa della Repubblica. Allora, ripercorriamo un po' come siamo arrivati a quel referendum del 46 e come ne siamo usciti. Il 2 giugno del 46 è l'inizio di una nuova fase della storia italiana. Il paese è uscito distrutto dalla guerra. È uscito da 20 anni del regime fascista e il 2 giugno si ha una svolta politica e istituzionale molto, molto importante. Gli italiani, le italiane devono scegliere quale forma istituzionale dovrà guidare il paese nel futuro. La monarchia, cioè la forma che vigeva dal 1861, cioè dalla Costituzione del Regno d'Italia, oppure la Repubblica. Il primo dato che vorrei sottolineare è la grande partecipazione elettorale. Non era scontato il fatto che gli italiani e le italiane andassero a votare. Non erano, potremmo dire, quasi abituati al voto dopo 20 anni di fascismo. L'89,1% degli italiani si mette in fila sin dalla mattina, perché si costituiscono i seggi elettorali, non sono molti, e quindi c'è un'attesa per arrivare al seggio e compiere il proprio dovere. E lunghe file di cittadini e cittadine che vanno a votare. Vedremo dopo questo primo voto delle donne perché è molto importante. Quindi il 1946 è un anno particolare di questa che è la prima fase della ricostruzione del paese. Paolo Conte, che una delle mie passioni musicali, voglio dire, in una sua canzone, in due versi ci dà il senso di quel momento. Ma sulla Topolino Amaranto si stacca un incanto nel 46. Ecco, 46 è la data che lui sottolinea. Topolino Amaranto è la storia di un ragazzo e una ragazza che addirittura hanno una piccola macchina e quindi c'è un'aria di ottimismo in questa canzone di Paolo Conte, che però nei due versi successivi non può dimenticare quello che è stato il nostro paese. E allora aggiunge: "Bionda, non guardare dal finestrino, che c'è un paesaggio che non va. È appena finito il temporale e 6 case su 10 sono andate giù." Il paese era stato distrutto in una percentuale enorme. Bisogna ricostruirlo e si incomincia a ricostruirlo sul piano politico e istituzionale. Il 2 giugno gli italiani appunto vanno a votare. I risultati arriveranno un po' di giorni dopo, quando la Cassazione darà il verdetto ufficiale. 12 milioni e 700 mila votano per la Repubblica, pari al 54%, e 10 milioni per la monarchia, pari
pari al 45-70%. Posso interromperti un secondo solamente perché su questo dato qui io avrei bisogno di farti una domanda, no? Il paese in quel momento era guidato ovviamente da un governo che veniva fuori dalla CLN, insomma, la CNL, e che praticamente metteva al centro tra i maggiori esponenti, no, della politica italiana in quel momento, Togliatti per il Partito Comunista, De Gasperi per la Democrazia Cristiana, un paese che ricominciava il Presidente del Consiglio. Sì, che era anche ovviamente De Gasperi il Presidente del Consiglio. E Togliatti era il guardasigilli, insomma, quindi ruoli importanti. Il paese, insomma, aveva ritrovato una propria unità. Però io quello che non capisco, guardando a posteriore, avrei immaginato che la Repubblica, dopo anche l'8 settembre, quindi il comportamento della monarchia durante il conflitto, che comunque la monarchia non prendesse un così importante favore di voti. 10 milioni sono tanti, quindi emerge comunque un paese non completamente unito? Questa è la domanda che ti faccio, la curiosità che ho. Il paese certamente non è unitario, non c'è una scelta unitaria, ma questo è comprensibile per il fatto che la monarchia, come ho ricordato, è dal 61 che è colei che ha dato unità al paese nell'Ottocento. C'è una parte del paese, il sud in particolare, che non ha vissuto, se non per pochi episodi, il momento della guerra, il momento dell'occupazione del nazismo, non ha vissuto la cosa peggiore, diciamo, la fuga del re da Roma dopo l'8 settembre, dopo l'armistizio del governo Badoglio con gli anglo-americani, il re e Badoglio scappano al sud. Questo è visto da gran parte della popolazione italiana, ma anche, penso all'esercito, molti militari italiani, come un tradimento del re. E questo è l'elemento, al di là di poi tutti gli aspetti dei partiti politici che magari vedremo. Quindi è chiaro che non è scomparsa la monarchia. Il re è rimasto, Vittorio Emanuele III, fino all'ultimo, abbarbicato a quel trono. Soltanto il 9 maggio del 46 abdica in favore del figlio Umberto II. E quindi, allora, certamente non si può aspettare tutto un paese a favore della Repubblica, anche perché c'è pure un altro aspetto: c'è stata una Repubblica negli ultimi mesi, è la Repubblica Sociale Italiana, che non è proprio il miglior biglietto da visita per la democrazia che si vuole instaurare nel nostro paese. Però la differenza tra 54% e 47% è uno scarto abbastanza importante per un referendum che fino all'ultimo a favore della monarchia si erano espressi diversi esponenti. Quindi, Poi addirittura, no, Camillo, ricorderai che quando il presidente della Corte di Cassazione, la prima volta che pronunciò il numero di votanti per una per l'altra parte, comunque non decretò la vittoria proprio in quel momento, passarono altri giorni, quindi c'era un fermento politico. Ma chi è che appoggiava la monarchia, a parte ovviamente i monarchici, quali altri partiti c'erano? Monarchici, il Partito Liberale era a favore della monarchia, però ecco, in un referendum, e lo sappiamo anche per la storia successiva, il referendum è il singolo cittadino e cittadina che vota, con le sue idee, con le sue posizioni. L'esempio del referendum del divorzio del 74, il referendum del divorzio doveva essere vinto dagli antidivorzisti perché avevano la maggioranza nel Parlamento. E invece le italiane e gli italiani, su un tema che tocca a loro personalmente, dettero anche lì una larga maggioranza a favore dell'introduzione del divorzio. E così avviene nel 46.
Molti italiani e italiani avvertono al di là del partito di appartenenza, e quindi per esempio molti elettori della Democrazia Cristiana votano a favore della monarchia, sentono di dare un voto in questo senso, e questo è il motivo per cui la monarchia ottenne 10 milioni di voti. Parliamo del voto alle donne, Camillo. Sì, volevo sottolineare però ancora un altro aspetto, sì, del referendum, perché il referendum era la prima volta ovviamente che in Italia succedeva, ha una carica rivoluzionaria per questo strumento che rappresenta, però nonostante le controversie, le contrapposizioni, la divisione del paese di cui parlavamo, il referendum rappresentò uno strumento di pacificazione, cioè di fronte al fatto che sono le italiane e gli italiani che scelgono, nessuno mette in discussione. Tu facevi riferimento prima all'accettazione, e è il re Umberto II che non accetta la sconfitta, prende e va in esilio, quindi di fatto l'accetta con la sua scelta, però non riconosce di aver perso il referendum. Però non c'è nel paese elementi di contrapposizione dopo il risultato. È un fattore molto importante. Il referendum dà una forza alla scelta che è stata compiuta. L'altro aspetto di questa forza è la presenza dei partiti. Non va dimenticato. Nel clima del dopoguerra si erano costituiti decine di partiti. Nella votazione, oltre al referendum, come si sa, il 2 giugno del 1946 si vota per i partiti per formare l'Assemblea Costituente, cioè l'Assemblea che avrebbe scritto la Costituzione. Ecco, a queste elezioni del 2 giugno del 1946 si presentano 51 partiti, è un numero che oggi a noi quasi suona strano, c'è da dire. Non pensare, che, insomma, 51 no, ma la trentina ce l'abbiamo. Però così come se ne presentano 30 ma prendono seggi in Parlamento una decina, anche allora dei 51 soltanto 38 non presero la rappresentanza nell'Assemblea Costituente. Ma quello che segna in modo particolare queste elezioni è l'affermazione dei partiti di massa. Ecco, non solo vengono eliminati tutti i partitini che non ottengono voti, ma anche partiti importanti. L'esempio che sempre si è soliti fare è quello del Partito d'Azione, cioè l'erede del movimento antifascista di Giustizia e Libertà, che aveva avuto un ruolo nella resistenza molto importante, invece ha una piccola rappresentanza. Perdonami, Camillo, ho ampiamente finito il tempo a mia disposizione, però volevo appunto ritornare su quel punto dell'apertura al voto alle donne proprio in questo referendum. Ma tu devi ottenere più tempo, devi ottenere nella tua trasmissione quando mi inviti. Vabbè, faremo richieste. Allora, benissimo, è importantissimo il primo voto delle donne, è un processo molto lungo che per tutto il Novecento è andato avanti, finalmente le donne ottengono il voto, e è importante anche tutto l'aspetto di pedagogia politica che viene costruito in quei mesi da parte delle organizzazioni femminili, UDI e CIF, Unioni Donne Italiane e Centro Italiano Femminile. È un aspetto importante e che segna un inizio nuovo di questa dopoguerra. C'è anche l'emozione nelle testimonianze. Io ho un diario, tu sai che all'archivio di Pieve c'è tutto, e c'è una Anna Maria Maruscelli che scrive
a un signore. Lei è una madrina di guerra e scriveva a questo Franco Leo, che era un fascista, arrestato, fatto prigioniero dagli inglesi in Libia, mandato in India, e gli dice: caro Franco, ieri è stato un grande giorno per l'Italia. Ti confesso che quando ho avuto le schede in mano il mio cuore ha accelerato i battiti e la mia mano non era più tanto ferma. Sapevo che il mio voto, insieme a quello di tanti altri, avrebbe deciso le sorti del paese. Speriamo che Dio ci abbia ispirati per il meglio. Ecco, noi all'archivio di Pieve Santo Stefano abbiamo messo su un sito, abbiamo fatto delle ricerche coordinate da Patrizia Gabrielli, se posso, certo, far vedere. Questo è il volume del Elette ed Eletti, il sito anche che si può consultare proprio con questo nome, Elette ed Eletti. C'è tantissimo materiale importante, diari, foto, per sottolineare il ruolo delle donne come rappresentanza dell'Italia repubblicana. Grazie professore, come sempre, grazie mille. E buona festa della Repubblica. Grazie a voi e buona festa della Repubblica. Grazie. Grazie.